Bentrovate e bentrovati a questo incontro di festa di scienza e filosofia, Ripensare il futuro. E quindi eh, io, eh, Barbara Mazzolai e Vittorio Pellegrini, più avanti proveremo a entrare, diciamo, a fare un, una discussione su quello che pensiamo possa essere stazione futuro. Cioè, oggi, diciamo come, come ci troviamo, come ci posizioniamo rispetto al futuro. E come vediamo intuizioni e idee? Intuizioni e idee che sono cose distinte perché l'intuizione prevede una conoscenza, l'idea è più legata all'essere umano, non navigheremo certo con voi tra Platone o Kant, ma cercheremo di portare quelle che sono state le nostre intuizioni e quelle che crediamo possano essere le nostre idee per il futuro, per la stazione del futuro. Ma prima di iniziare, di entrare nel vivo della nostra discussione, eh, vorrei farvi sentire che cosa ne pensava un fisico piuttosto importante e interessante per tutti noi, visto che è stato il padre, in qualche modo, delle nanotecnologie, quelle tecnologie al miliardesimo di metro, e Richard Feynman, la sua idea rispetto all'intuizione e l'idea. E quindi vi faremo vedere prima questo brevissimo video. In general we look for new law by the following process. First we guess. Ecco, era un, un video senza video ma con un po' di audio. Ma ora cerchiamo di caricarlo. Eccolo qui. Il metodo scientifico di Richard Feynman. I're going discuss how we look for new law. In general we look for new law by the following process. First we guess. Ma mi pare che abbiamo una giusta difficoltà tecnologica. Allora, aspettiamo un attimo di essere pronti con il video. Forse ci possiamo riuscire, cosa dice Barbara? Ci riusciamo. Eccolo qui. In general, we look for a new law by the following process. First, we guess it. Then we, comp so don't that's the really true. Then we compute the consequences of the guess to see what if this is right. If this law that we guess is right, we see what it would imply, and then we compare those computation results to nature, or we say compare to experiment or experience. Compare it directly with observation to see if it, if it works. If it disagrees with experiment, it's wrong. And that simple statement is the key to science. It doesn't make a difference how beautiful your guess is, it doesn't make a difference how smart you are who made the guess, or what his name is. If it disagrees with experiment, it's wrong. That's all there is to it. Ecco, mi piaceva partire con questa brevissima lezione di Feynman e di cominciare proprio con Barbara, perché Barbara in questo libro che è La natura è geniale, ma non solo in quello, proprio in tutto quello che fa da quando ci conosciamo, direi, ma lei da molto prima. Credo che lei abbia tratto ispirazione dalla lezione che ci sta dare la natura, da questa avere intuizioni, idee e poi provare a trasformarle in qualche cosa, vedendo se funziona o meno, e direi che. C'è un alto grado, come canterebbe la Michelin, di successo in realtà in tutto questo. Allora vorrei cominciare proprio con l'esperienza di Barbara tra l'intuizione e l'idea in questa stazione futuro. Ciao Alberto, eh, ciao a tutti. Grazie Alberto per questa introduzione. Eh, Feynman ha assolutamente descritto in maniera semplice e anche divertente eh, quello che è il metodo scientifico no? e, e ha sicuramente eh, citato una parola che è fondamentale, direi quella da, da, dalla quale... Partiamo, no? partiamo con i nostri esperimenti, partiamo con le nostre poi eh, ricerche che è l'osservazione. Eh, e quindi tutto parte, parte esattamente da, dall'osservare. Ne, nel mio settore significa osservare la natura, che non è soltanto vedere, no? è, è qualcosa di più, è scrutare, andare proprio a vedere, diciamo, in maniera anche. Eh, quantitativa eh, quello che fa la natura per eh, tradurre determinati principi che sono i principi degli esseri viventi eh, in qualcosa di artificiale, questo è eh, quello, che, quello che facciamo, no? quindi eh, la natura che mh, da sempre ispira l'uomo, no? perché non è sicuramente un approccio nuovo quello della, della biomimetica, è di andare a vedere nelle soluzioni naturali eh, delle risposte a dei problemi reali, cioè come eh, fare innovazione in campi totalmente diversi. Guardando e osservando, appunto, eh, gli esseri viventi. Quindi, eh, noi abbiamo come modelli eh, le piante tra, tra i vari, vari esseri viventi che, che studiamo. Eh, andiamo a vedere eh, le piante come, come si muovono, come interagiscono con l'ambiente. Eh, L'obiettivo, come dicevo, è quello di fare delle macchine nuove, cioè pensate proprio per il futuro, pensate per delle applicazioni che al momento sono difficilmente, eh, diciamo perseguibili con le tecniche tradizionali, con i robot tradizionali che tipicamente sono più rigidi, no? sono fatti in materiali eh, come l'alluminio, eh, sono pensati tipicamente per essere eh, particolarmente efficienti e efficaci in ambienti, eh, vengono detti strutturati, cioè pensiamo ai robot nelle fabbriche, no? però eh, sempre di più questo approccio bioispirato sta generando dei nuovi scenari applicativi perché i robot assomigliano molto di più agli esseri viventi dal quale partiamo. Eh, quindi eh, possono agire in ambienti non strutturati, in ambienti mutevoli che sono esattamente quelli dove noi viviamo, dove gli esseri viventi si adattano continuamente. E quindi dicevo: appunto, le nostre muse sono le piante, sono gli animali, eh, per, principalmente invertebrati. Barbara, senti, Barbara, sai che qui a Genova abbiamo questo acquario, l'Acquario di Genova, e nell'Acquario di Genova eh, ho visto fare delle cose interessanti um, agli animali marini che hanno i tentacoli, e poi ho ritrovato <ride> tra i tuoi esperimenti diciamo, queste cose, no? Dove, che sono plastiche, potrebbero essere bioplastiche, eh, ci sono i punti diciamo, di attacco, ci sono i punti intelligenti, perché l'intelligenza sta qui. Ecco, anche da qui direi: questo è uno dei tuoi robot soffici che riescono sì. ad arrivare magari dovunque, in, sì. come, così come le radici, no? Sì, allora eh, all'Acquario di Genova tra l'altro è proprio esposto un no? nostro braccio eh, simile, braccio simile polpo, eh, è uno dei modelli che eh, ancora studiamo, siamo partiti principalmente dal da modello polpo perché, proprio per, perché per il polpo è un paradigma per noi, no? è, un, è un mollusco che non ha, come sapete, strutture rigide, non ha scheletro, no? quindi ha queste otto braccia eh, che può piegare in ogni punto, quindi è impressionante. Può deformare il suo corpo, quindi passare eh, da, da dei pertugi no, dei piccolissimi, eh, può eh, addirittura allungare. Eh, il braccio, dalle misure che abbiamo fatto noi con eh, sistemi, appunto, proprio per osservare questo fenomeno e anche quantificare, abbiamo misurato un allungamento di oltre il 70% del braccio del polpo rispetto alla dimensione, diciamo, a riposo. E lo fa perché eh, è vero che non ha uno scheletro, però a seconda di come sono distribuiti proprio i muscoli all'interno delle sue braccia, muscoli trasversali, longitudinali e obliqui, in realtà questi muscoli funzionano da muscoli antagonisti. E lui riesce ad allungare il braccio, a contrarlo, a rigidirlo, quindi diventa quasi come se avesse uno scheletro. E poi a queste ventose. Che utilizza come se fossero delle dita eh, quindi esplora, tocca, manipola, no? eh, afferra oggetti. Poi è molto curioso, è intelligente. Eh, la maggior parte dei neuroni del, de, del polpo sono distribuite nelle braccia. Quindi ha un cervello, eh, i neuroni eh, sono 40 milioni per ogni braccia, eh, ha dei sistemi. Eh, anche dei, de, degli occhi molto sviluppati, una visione che ricorda molto quella nostra, no? soltanto che non inverte l'immagine, quindi veramente un animale complesso del quale ancora sappiamo ben poco, devo dire, perché ehm, ci sono studi di neuroscienziati, ma sono veramente limitati ne, ne, nel tempo, eh, soprattutto negli anni 70, poi ci sono degli studiosi più recenti che hanno fatto ehm, studi molto interessanti che noi abbiamo in parte implementato nel controllo de, del robot, no? quindi eh, come viene appunto diviso i ruoli tra il cervello e il sistema periferico, ad esempio nei movimenti, per afferrare un oggetto in acqua no? quindi tutto volto a, a ridurre un po' la complessità di questo corpo che si deforma in ogni direzione. Allora, se ci pensate è, è una soluzione molto anche filosoficamente, secondo me, interessante. No? Perché forse ci sta dicendo che quando la morfologia diventa più complessa, un solo cervello non è più sufficiente. No? E, e questa. Eh, diciamo, L'estremizzazione di questo concetto lo vediamo proprio nella pianta, dove il corpo è ancora più complesso, eh, ha infiniti diciamo, apici, eh, quindi punte no, de de delle radici, eh, sia sì, quindi nella parte radicale, nella parte apicale, un cervello non riuscirebbe a controllare questa complessità, sarebbe anche molto. Vulnerabile, attaccabile da, da predatori, diciamo. E quindi i centri di comando sono ne, negli apici, in realtà, nelle punte de, delle radici della parte apicale, perché è lì che c'è la parte sensoriale, è lì che la, la pianta cresce. No? Quindi questo ci dice che non c'è un'unica soluzione. In natura ce ne sono tante e dipendono proprio dalla, da, dalla morfologia, da, dall'ambiente in cui questo organismo si deve muovere, dall'interazione no, che fa con l'ambiente circostante. Quindi eh, anche l'intelligenza, che ci sembra spesso è soltanto associata al cervello. Dei, dei, soprattutto dei vertebrati, se non esclusivamente umana, eh, in realtà eh, la natura ci dimostra che le soluzioni sono molteplici e non c'è una migliore dell'altra, è soltanto una forma di adattamento degli organismi a un ambiente mutevole. Ecco, però, vedi, in, in questo tuo in, in, è un incanto, diciamo, sentire diciamo, questo, questo racconto, no? Ma... Quello che, si, che credo almeno sia, eh, per le, anche per le possibilità che abbiamo di fare ricerca, è che c'è una grandissima parte di studio di ricerca fondamentale di, di ricerca di base, che potrebbe anche non portare a nulla. Però in realtà puoi sapere cogliere dallo studio di, non so, di come si muove una radice nel terreno, di come schiva una pietrolina oppure eh, cerca l'acqua, eh, da lì si è riuscita a tirare fuori delle cose. Meraviglioso. Io ricordo, mi piace tantissimo uno dei video che ho visto relativa a una po possibile applicazione, né? dato che siamo in stazione futuro, va bene forse rilanciare in avanti una casa che crolla e diciamo dei robot soffici, dei robot pianta che lanciano le loro propagine, le loro radici intelligenti e vanno a cercare l'acqua, cioè individuano l'uomo sotto le macerie. Sì. È una prospettiva fantastica, ma tantissime forse ne hai in mente, legando proprio nell'idea di Feynman lo studio di base, eh, gli studi fondamentali, quella conoscenza sulla quale lo diciamo anche per i più giovani, né io né te né Vittorio abbiamo avuto sconti da un punto di vista della fatica, no? acquisire conoscenza, studiare. Eh, comporta fatica, non c'è una scorciatoia che ti permette di arrivare da qualche parte in fondo, però poi quando arrivi lì e riesci ad elaborare, allora ti viene voglia di vedere se quelle tue idee sono praticabili. Vai alla lavagna, vai a verificare che le formule tornano e tornano con la tua esperienza. Io credo che sia proprio un, un grandissimo esempio questo. Quello delle piante, proprio a parte poi la parte di muoversi nei vitigni, che quindi ha degli altri aspetti, immagino che uno debba anche poi testare i vini prodotti da quei vitigni, ma faccio un altro <ride> discorso. <ride> Quella è la parte. Bella. Che, però in questo percorso credo che ci sia tanto anche di ricerca di base, no? C'è tantissimo di ricerca di base, tra l'altro, studiando la pianta. Ehm, con una prospettiva totalmente diversa, cioè purtroppo le piante ancora oggi vengono studiate principalmente come fonte di cibo o di energia o no per il materiale che offrono, molto poco come esseri a sé stanti, no? quindi eh, uno studio del comportamento delle piante, di come le piante interagiscono eh, con gli organismi, tra l'altro sappiamo sempre di più, al di là del fatto che la nostra vita eh, dipende appunto dall'esistenza delle piante sul pianeta e questo già... Dovrebbe in qualche modo bastare per attirare la nostra attenzione no? verso la nostra fonte di vita. Eh, però in realtà sempre di più eh, ci sono studi mirati anche a capire, per esempio, le relazioni che le piante stabiliscono ne, nell'ambiente, che sono fondamentali perché, ad esempio, le relazioni che stabiliscono sotto il suolo, le radici, eh, il suolo è fondamentale, c'è cioè, cioè vita nel suo, nel, sotto i nostri piedi e queste interazioni che si formano tra i vari organismi sono fondamentali proprio per la qualità del suolo. E quindi, per la qualità di tutto ciò che è sopra il suolo, no? E se un suolo è sterile o è arido, comunque non, non, non ci sono queste comunicazioni della pianta con altri organismi, di fatto tutto ciò che è sopra è debole. E quindi, a maggior ragione dovremmo. Studiare cosa fa una radice nel suolo, le relazioni che riesce a stabilire, ad esempio, con i funghi, sempre di più sappiamo che queste simbiosi che si stabiliscono appunto tra funghi e piante sono fondamentali anche nel fissare l'anidride carbonica nell'aria, quindi hanno un ruolo, per esempio, fondamentale nel ridurre la, il riscaldamento de, del pianeta, no? quindi eh, ridurre l'effetto serra. Per cui. Questo è uno dei tanti motivi, no? sono veramente tanti eh, per cui dovremmo guardare le piante come organismo, capire meglio co cosa fa, come si comporta, come si adatta, eh, ma semplicemente dalla potatura in poi, perché eh, spesso eh, vengono veramente violentate queste, queste piante nelle nostre città e quello che succede è poi che diventano un pericolo. No? Cioè, quindi eh, riuscire a capirle meglio significa anche aumentare il livello di coesistenza tra noi e questi organismi, eh, integrarle di più nelle nostre città, avere delle città che sono anche più vivibili perché loro ovviamente eh, ci rilasciano l'ossigeno, fissano la CO2, cioè tutta una serie di aspetti che vanno oltre il nostro ruolo di tradurlo poi in un robot, perché a me quello interessa oltre che studiare la pianta come organismo, mi interessa poi tradurla in una macchina che poi ritorna alla pianta. Cioè, queste macchine bioispirate, sempre di più, verranno utilizzate proprio per validare ipotesi biologiche, verranno utilizzate come strumenti di studio. E quindi il nostro obiettivo, poi, però, è quello anche di fare dei robot che si allungano e crescono no? come fanno le radici, eh, le stiamo utilizzando, ad esempio, nel monitoraggio del suolo, quindi in agricoltura. Ma anche quello che tu dici è una delle applicazioni che abbiamo in mente perché. Come fa proprio la radice? Tra l'altro, apro una parentesi, la pianta cresce per tutta la vita. Questa è una strategia bellissima, no, Beh, che sì. ha. siccome non si può spostare no, come fanno molti animali, deve rimanere nel solito punto, però cresce. E allora il suo corpo cambia continuamente, cioè la morfologia di una pianta è estremamente plastica, perché a seconda di cosa trova nell'ambiente si adatta a quell'ambiente, quell si adatta a quell'ostacolo, quell no? piuttosto che a, a quell'interazione. E quindi ehm, noi stiamo facendo proprio questo, dei robot che cambiano morfologia sulla base di quello che eh, trovano nell'ambiente. Sì, è, è, è fantastico. E adesso quando tu parlavi della pianta, della pianta che resta immobile lì, è vero, credo che ci pensiamo poco a questo aspetto. Poi eh, alcune informazioni dalla pianta altrove vengono portate, magari dal vento, da insetti, da altre situazioni, gli stessi semi no? che poi vengono. Certo. Però la pianta svolge e, e riesce a comprendere tutte quelle connessioni che forse sarebbero utili anche per noi a volte comprendere sì. per fare networking, per fare <ride> esatto. rete po' meglio. Allora, se, così mi è venuto in mente proprio mentre, mentre parlavi che questa questione della pianta porta anche alla bellezza della ricerca e allora dato che porta alla bellezza della ricerca mi permetterete un minuto per ricordare Feynman di nuovo perché aveva scritto in questo, in questo libro che è Il piacere di scoprire Inizia con una cosa bellissima che tratta proprio delle piante. Ho un amico artista che alle volte dice cose con le quali non sono molto d'accordo. Magari raccoglie un fiore e dice guarda com'è bello e sono d'accordo. Ma poi aggiunge: Io riesco a vedere che è bello proprio perché sono un artista. Voi scienziati lo scomponete in tanti pezzi e diventa una cosa senza vita. E allora, dice Feynman: penso che abbia le traveggole. Per cominciare, la bellezza che vede lui è accessibile a chiunque, quindi anche a me, credo. Non avrò un senso estetico raffinato come il suo, ma sono comunque in grado di apprezzare la bellezza di un fiore. Per di più, vedo nel fiore molte cose che lui non riesce a vedere. Posso immaginare le cellule là dentro, i complicati meccanismi interni, anch'essi con una loro bellezza. E non esiste solo la bellezza alla dimensione dei centimetri. C'è anche su scale più piccole, nella struttura interna, nei processi, il fatto che i colori dei fiori si siano evoluti per adescare gli insetti impollinatori, ad esempio. È interessante. Significa che gli insetti vedono i colori. E allora uno si chiede, il senso estetico dell'uomo vale anche per le forme di vita, tra virgolette, inferiori? Perché è estetico? Domande affascinanti, scrive Feynman, che mostrano come una conoscenza scientifica in realtà, dilati il senso di meraviglia, il, di mistero, di ammirazione suscitati da un fiore. E allora, conclude Feynman, la scienza è Può solo aggiungere, davvero? Non vedo come possa togliere nel suo commento all'artista. E credo che questa ricerca della quale hai parlato sia la dimostrazione più esaltante di questo, no? Per cioè, sì. questo siamo in stazione futuro perché siamo proiettati là. Eppure queste cose Ferman le diceva tantissimi anni fa, le diceva nel 59. Sì. Mm. Però dice una cosa giusta. È l'osservazione, risiamo lì, no? Osservare il mondo con occhi diversi. Quindi è giustissimo. Però è, è quello che fa anche un artista, no? se vuoi. L'occhio dell'artista è un occhio diverso. Esatto e va a vedere dove la luce no? colpisce un oggetto perché poi deve ricreare quell'effetto della luce e, e, e questo è quello che fa anche lo scienziato, va a vedere la luce no? in qualche modo, il colpo della luce nel senso che deve vedere con occhi diversi, e non fermarsi appunto all'apparenza, l'osservazione deve, è quell quello che fa scattare forse anche la scintilla, la curiosità, da cui poi tutto parte, non, non basta solo quello. No? Però eh, ci vedo delle analogie in realtà tra la scienza e l'arte. Eh, 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 sì, non c'è differenza, hai ragione. Cioè, poi alla fine è la bellezza che poi è la bellezza della natura, la bellezza anche di un robot, no? la bellezza di, di, di un esperimento o di un quadro. Eh, sì, sono d'accordo. È quella bellezza per la quale Dirac diceva che se uno scrive una cosa elegante, una bella formula, prima o poi qualcun altro dimostrerà che è vera. Bosone Dix tra tutti, diciamo tra le belle formule scritte e poi mi vengono in mente le canzoni. Tu hai recitato la luce, e adesso mi viene in mente Cohen quando dice: E comunque c'è dovunque una piccola fessura dalla quale può passare un raggio di luce, un lampo. E allora mi lego al lampo il lampo di luce, ma al lampo dell'elettrone, perché <ride> è fantastico come Vittorio Pellegrini abbia pensato di intitolare un libro che è veramente fantastico sulla storia sul, sull'elettrone, ma soprattutto Vittorio è in questa stazione futuro perché è partito dalla ricerca fondamentale, dalla ricerca di base, chi avrebbe detto no, che il grafene, che un solo atomo di carbonio messo in quel modo, oltre alla matita e al diamante, avrebbe fatto delle cose ancora più interessanti. E con la sua idea, credo anche, e sentiremo lui ora, eh, con la sua idea di fare qualche cosa che gli altri possano utilizzare. Così come nelle tue ricerche, così come anche nelle mie, come in quelle di tantissime persone che fanno ricerca di base, fanno ricerca fondamentale, poi viene in mente un'applicazione e questa applicazione è condivisa con tutti. Non ultimo l'esempio dei vaccini. Insomma, se abbiamo un vaccino a tempo di record è perché qualcuno per anni ha fatto delle ricerche che certo. forse non sembravano utili ma che al momento giusto si sono rivelate utili. Sì. Allora chiederei alla nostra regia se è possibile eh, interagire adesso con, eh, avere diciamo il filmato di, di Vittorio Pellegrini che è qui con noi a Stazione Futura, è un po' più distante perché sta viaggiando e quindi per mantenere un collegamento più stabile abbiamo deciso di chiedergli un, 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 una, un intervento video. Buonasera, buonasera a tutti e ringrazio per questo invito a partecipare al festa, alla festa della scienza e della filosofia, ringrazio gli organizzatori, ringrazio anche Alberto Diaspro per darmi questa, avermi dato questa opportunità di condividere un po' con voi alcune riflessioni eh, che maturano un po' dalla mia esperienza, da quello che ho fatto nel passato e da quello che sto facendo ora. E, eh, le suggestioni... Eh, la suggestione che posso dare e condividere parte da una constatazione, cioè che noi ormai da diversi anni stiamo vivendo in un mondo fatto di tecnologia soft, dominato dalla tecnologia soft, intendo eh, la tecnologia che ruota intorno alla manipolazione dei dati, al cloud, a tutte le app, all'e-commerce, sono tutte tecnologie eh, di grandissimo impatto commerciale, importanti, che stanno... Eh, radicalmente modificando la nostra vita, però allo stesso tempo permettetemi di dire, sono, sono ed è una, una frontiera, come dire, globale, delocalizzata, ehm, non, non tangibile, non si tocca, eh, molto evanescente, eh, il cloud appunto, ehm, e quindi viviamo, come dire, immersi da qualcosa che ci impatta, impatta profondamente come fosse un, un pezzo di, di metallo, ma in realtà è, è soft, è, è super soft, è addirittura invisibile, è pervasiva, non si vede. Ecco, eh, permettetemi di fare questo, di questo paragone: è come se avessimo eh, creato un mondo tecnologico in cui siamo immersi, che rappresenta un po' la, eh, una moltitudine di foglie e fiori sulla chioma di un altra. E questi, in questi ultimi anni questi, queste foglie, questi fiori si sono accresciuti, sono diventati, hanno formato una chioma importante, grande, eh, impattante. Però tutti noi sappiamo che eh, un albero eh, ha bisogno di linfa e la linfa ha bisogno di radici. Eh, radici che devono penetrare il terreno e devono esplorare zone inesplorate del terreno. Allora io credo che eh, questa, questo mondo tecnologico soft Uh, si è arrivata al punto in cui, per crescere ulteriormente, per svilupparsi ulteriormente, ha bisogno di nuova linfa e la nuova linfa, per trovare nuova linfa, bisogna uh, ritornare, come dire, alla, alla base di questa, di una filiera tecnologica e produttiva, quindi ripensare e rinnovare i materiali che sono la base del processo, quindi ritornare a focalizzarci su una, una scienza, una tecnologia Hard, no? uh, opposta a quella soft che vi ho descritto prima. Ecco, io credo che uh, dall'epoca della e-tech, dell'electronic tech, dell uh, tech uh, o dei data tech, o, e nell'epoca e nell che stiamo vivendo, che vivremo anche passato, nel, nel futuro del biotech, noi dobbiamo aprire una nuova sfida, una nuova sfida tecnologica una nuova sfida industriale che posso e possiamo definire come eh, la sfida del eh, Mi-tech, del material technology. Eh, ecco, io credo che eh, è venuto il momento di introdurre eh, nuovi materiali nella filiera produttiva e, eh, e su questo io posso anche offrire qual è la mia esperienza, il mio punto di vista. Io ho intuito questo alcuni anni fa quando Uh, a settembre 2013 ho bussato alla porta dell'Istituto di Tecnologia e uh, insieme a Roberto Cingolani abbiamo fondato un centro di ricerca, uh, i Graphene Labs, dedicato allo sviluppo di una nuova classe di materiali uh, di cui il primo, il grafene, era stato isolato solo pochi anni prima. E sto parlando dei materiali bidimensionali come il grafene. Il grafene è un foglio di atomi, atomi di carbonio, quindi un velo di materia spesso quanto l'atomo di carbonio stesso, quindi una frazione di un miliardesimo di metro. È un materiale bidimensionale, diciamo che è l'approssimazione eh, più concreta, più materiale che noi abbiamo al concetto astratto, matematico, di bidimensionalità. Eh, niente esiste che è più sottile eh, del grafene, niente esiste, nessun materiale può esistere che è più sottile eh, di un atomo. Perché l'atomo è il costituente della materia, certo ci sono particelle subatomiche. Io eh, recentemente ho pubblicato un libro che racconta la storia dell'elettrone, eh, scoperto nel 1897 da Thomson, e Thomson, eh, come dire, eh, introdusse eh, no? e questa, questo concetto che l'atomo non era. L'elemento, il mattone indivisibile, ma vi erano particelle più piccole, addirittura 1700 volte più piccole. Un membro della Royal Society disse infastidito: Ci ha tirato per il piede, no? Quindi esistono particelle più piccole, ma sono all'interno di quello che noi consideriamo tutt'oggi il costituente essenziale, il mattone della materia, l'atomo. Ecco, noi siamo arrivati nel 2004 a creare un materiale il cui spessore appare all'atomo stesso, che è il grafene, il primo materiale bidimensionale. E adesso. Sappiamo che in natura possono esistere più di 2000 di questi materiali bidimensionali e ognuno di questi ha delle proprietà incredibili. Il grafene eh, è flessibile ma allo stesso tempo è un materiale super resistente. Pensate, eh, un foglio di grafene, quindi spesso quanto un atomo, eh, può sostenere il peso di un gatto. Uh, per farvi un altro paragone, se noi prendessimo tanti fogli di grafene e le mettessimo uno sopra l'altro a formare uno spessore di un foglio di carta, mh? Uh, ecco quel, quell'oggetto, spesso quanto un foglio di carta, ma composto da fogli di grafene, potrebbe sostenere più di 800 elefanti. Per darvi una misura di quanto è resistente il materiale. Ma non solo. Il materiale conduce calore meglio di tutti i metalli, conduce elettricità. Uh, è, è, è trasparente o quasi trasparente la radiazione visibile, ma e soprattutto ha una superficie per grammo elevatissima. Pensate che con un grammo di grafene noi potremmo ricoprire metà superficie di un campo da calcio. È una rivoluzione, è una rivoluzione nei materiali e, e con essa e con il grafene è questa rivoluzione è alimentata da, di, dagli altri eh, migliaia di materiali bidimensionali che si possono oggi realizzare. Ecco, la mia esperienza in questa... Eh, nuova frontiera del, del, del material technology, del matec, eh, è data, è nata appunto con, con il grafene. Nel 2016 ho fondato B-Dimensional che vuole industrializzare questo materiale, cioè vuole portare questa nuova classe di materiali dal laboratorio all'industria e quindi al mercato. E questa è una sfida incredibile che è un po' al, al, alla base, è l'essenza di questa nuova rivoluzione della Material Technology, del MATEC, no? che, che io credo sia necessario per continuare a alimentare l'albero delle nostre tecnologie. È, è, è una sfida importante per darvi una misura di quanto è importante, di quanto è faticoso. Uh, fare questo passaggio ricordo che l'alluminio uh, uh, fu introdotto all'inizio del all dell'Ottocento come una idea abbastanza peculiare di laboratorio, un po' esotica, e solo nel 1830 fu iniziato a produrre in pochi grammi. Ecco, nel 1850, ben 50 anni dopo la sua scoperta, con l'alluminio si facevano delle monetine, dei, dei gadget, delle monetine che piacevano tanto a Napoleone, e fu solo alla fine del secolo dell'Ottocento. Quando i fratelli Wright e, e Benz ebbero l'idea di usare l'alluminio per costruire parti di, 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 un, di un oggetto volante eh, o parti di un'automobile, che l'alluminio di, eh, diventò pervasivo nel mercato, e con questa pervasività nel mercato iniziarono li, i, i processi di produzione in larga scala in Svizzera e negli Stati Uniti. Quindi, cent'anni per far maturare una tecnologia, un materiale dagli albori fino alla penetrazione del mercato, alla quella cosiddetta killer application. Era l'800, adesso siamo eh, nel 2000, eh, ovviamente questo processo è molto, è, è molto più veloce, eh, un'altra storia eh, ce lo testimonia, è quella del, delle plastiche che dagli anni 50-60 sono entrate nel mercato in pochissimi decenni, la storia del silicio. Che ha rimpiazzato il Germanio nell'elettronica e dato origine a tutta l'information technology, quindi tutto molto più veloce, ma comunque è un processo complesso e con bidimensional eh, spin-off start-up dell'Istituto di dell nanotecnologia. Stiamo, stiamo cercando di implementarlo. Ecco, questa è un po' la mia visione, la mia visione del futuro. Quindi in un albero delle tecnologie con meravigliosi rami, meravigliose foglie con delle tecnologie meravigliose, bellissime, impattanti, ma che oggi ha bisogno di una nuova sfida, è la sfida dei materiali, di nuovi materiali, magari nuovi materiali sintetizzati, non solo naturali, il grafene è un po' un ibrido perché da un lato è un foglio di, 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 di atomi di carbonio che si trova all'interno della grafite, che è il libro costituito da miliardi di fogli, quindi da un, da un lato è naturale, dall'altro però va estratto dalla grafite, quindi è un processo, se volete, artificiale. Ma noi abbiamo bisogno di innovare. Il grafene e i materiali eh, bidimensionali sono sicuramente all'inizio di una rivoluzione tecnologica, ma non sono, sono la fine. Abbiamo bisogno di andare oltre, sviluppare materiali per l'economia sostenibile e circolare eh, e per questo nuovo mega trend in cui sostenibilità, circolarità e localizzazione della filiera produttiva e delle tecnologie rappresenteranno i nuovi mantra. Quindi, vedete, da un mondo soft del tutto delocalizzato, non toccabile, che è quello dei, delle tecnologie legate ai dati, alla manipolazione, all'e-commerce, alle app, io credo che ci stiamo progressivamente muovendo a un mondo eh, hard, fatto di nuovi materiali, eh, centrato sulla sostenibilità e sulla circolarità, e localizzato, perché le filiere, noi vorremmo che le filiere produttive siano al più possibile localizzate, per motivi di sostenibilità, di circolarità, ma anche per motivi, economici. È una sfida credo che eh, ci eh, caratterizzerà nei prossimi 20-30 anni. Io ringrazio ancora per lo spazio che mi avete dato, vi auguro eh, un buon lavoro, ringrazio ancora tutti e in particolare Alberto Diaspro e spero che eh, finita questa, questa pandemia potremo eh, localizzarci eh, eh, tutti insieme e, 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 e vederci finalmente dal vivo. Grazie ancora. Beh, che dire, grazie, Vittorio. Direi che siamo, siamo in sintonia, no? Bellissimo. Eh, e direi che siamo in questa sintonia. E, e Vittorio ha ricordato anche questa cosa dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Se io penso al territorio genovese, in realtà, l'Università di Genova, l'Istituto Italiano di Tecnologia, il CNR, veramente tutti stanno concorrendo diciamo, a sviluppare queste cose utili per la stazione futuro? È. Eh, io devo dire che nel mio piccolo eh, ho beneficiato di un'intuizione di Roberto Cingolani, anch'io, perché è proprio tanti anni fa, nel 2009, ha creduto che si potessero sviluppare delle cose usando uno strumento di questo tipo che sembrerebbe effettivamente uno strumento antico. Questo è uno strumento antico del 1790, ma usare la luce e un pezzo di vetro per andare a sondare la materia e provare a, a scoprire delle cose, no? Perché in fondo, se ci pensiamo al modo in cui noi stessi funzioniamo, che è dettato da questi due metri di DNA che stanno dentro a una cellula, a tutte le nostre cellule, centomila miliardi circa, ma che sono piccole un milionesimo di metro. Eh, è una magia che, che sembra permetterci, effettivamente, anzi, ci permette di andare avanti. Ma sia dei, dal racconto di Barbara che dal fatto di. Quando affronto questi studi, diciamo, sui complessi di DNA dentro le cellule, per cercare di capire cose nuove, che è dal racconto di Vittorio, che parte è, veramente, è oltre Flatlandia. No? È, è una prospettiva veramente per questa stazione di futuro bellissima. Mi viene in mente un libro del quale ho discusso recentemente con Nicola Vassallo, che è una filosofa genovese dell'Università di Genova, cioè una filosofa di fama mondiale, però è, è, anche lei sta a Genova. E questo libro, non so se lo avete mai visto, è, è, si intitola Pregiudizi inconsapevoli. Lo ha scritto Francesca Vecchioni. Ecco, Pregiudizi inconsapevoli. Lei, nel retro, nella, nella quarta ricopertina, scrive Riconoscere i pregiudizi e gli stereotipi che utilizziamo e come rompere le nostre gabbie mentali per renderci persone libere. È fantastico. È Credo che è quello che cerchiamo di fare nei laboratori, no? Perché a volte trovi delle cose per le quali nessuno ti daretta, ti darebbe retta per anni e poi all'improvviso questo pregiudizio inconsapevole viene, viene vinto. Adesso non so cosa ne pensa Barbara, ma a me è venuto in mente, ho avuto la fortuna proprio grazie a Nicola Vassallo di, di leggere questo libro e, e, di, e di affrontare questo tema, ma credo che anche questo sia un denominatore comune delle stesse ricerche di Vittorio, delle tue, delle mie e di tanti, veramente. Sì. tanti. Ma eh, ritorno alle piante perché loro lo rappresentano bene, questo pregiudizio. No? E, e in qualche modo l'ho vissuto quando proprio ho iniziato a proporre le piante come modello in robotica perché non era pensabile. No? La pianta immobile, perché questa è come la vediamo, passiva, non interagisce. Cioè per molti di noi queste sono le caratteristiche... Di, di una pianta e in realtà un robot si deve muovere deve esplorare il mondo no? quindi deve avere un certo livello di intelligenza e così via e in realtà è proprio il pregiudizio che abbiamo non saper osservare questi esseri che, che, che appunto come dicevo prima quale dipendiamo e che è un pregiudizio che in realtà rivediamo nella storia cioè anche questo è interessante da un punto di vista scientifico e filosofico no? perché Vedi come eh, un pregiudizio anche nella scienza in questo caso, perché molti scienziati, ma anche eminenti studiosi, per esempio, delle piante, mi viene in mente Linneo, che è, è sempre stato è considerato a parte eh, colui che è lo scienziato che, che, al quale dobbiamo la classificazione degli esseri viventi, ma era un grande studioso, ovviamente, anche delle piante. Però era. Eh, vedeva le piante prevalentemente come ornamento comunque come, come cibo e mh, quando gli è stato proposto perché lui comunque era il referì dell'epoca no? quindi eh, da John Ellis che era un altro naturalista che studiava le piante in particolare stava studiando il movimento delle piante carnivore delle, delle, della venere a chiappa mosca della muscipola e mandò appunto una lettera in cui descriveva questo meccanismo che eh, si chiudono queste foglie in meno di, di una frazione di secondo, un decimo di secondo, e, e la descriveva come una trappola per topi, era eh, assolutamente entusiasta di questo movimento e, e l'inneo disse che era contro natura, la risposta fu molto, molto dura, dicendo che eh, l'idea che una pianta potesse cibarsi di un animale era contro natura, e lì stoppò ogni, bloccò qualsiasi tipo di... Di, di, di studio, diciamo da un punto di vista proprio, de, se volete, anche del comportamento, dell'interazione, delle capacità di, di, di queste piante di muoversi molto velocemente, ma soprattutto di nutrirsi di animali. No? Quindi eh, in realtà anche la storia della scienza è, è ricca di pregiudizi che hanno rallentato il processo scientifico, il processo della conoscenza. E questa è una cosa. Molto difficile, cioè è difficile identificare un pregiudizio, perché in quel momento è la, è la conoscenza, no? Quindi anche uno scienziato parte da quello e dice: Questo è quello che sappiamo, perché andare contro quello che sappiamo, cioè. È, è, è un processo complicato e, e per questo si creano spesso anche dei pregiudizi. Perché noi ovviamente analizziamo la conoscenza del momento, la conoscenza passata. È molto difficile prevedere o comunque riuscire a intuire qualcosa di diverso a volte nemmeno avendo gli strumenti per dimostrarlo. Appunto. E, e, ecco, questa è una cosa che a me fa paura. Cioè, fa molto paura il fatto che io stessa potrei no, avere in questo momento molti pregiudizi e, e non sapere di averli, no? comunque di limitare molto la mia visione e, e invece cercare di essere il più possibile aperta anche ad, a. Diciamo a qualcosa di diverso, a de delle opinioni anche, anche in magari diverse, che possono in questo momento non avere dei fondamenti, ma che invece potrebbero portare poi a nuove ricerche, a nuove scoperte. No? Quindi è, è sicuramente qualcosa che, che temo, no? temo di essere io stessa vittima di, di un pensiero limitato a volte. Sì, devo dire che hai colto proprio anche quello che, che, che ha mi ha scatenato nella lettura di questo libro, il, il pensiero di poter essere effettivamente io stesso portatore di un pregiudizio, però ritornando proprio a, quella, a quel filmato di Feynman all'inizio no? e, e, e alla bellezza di Dirac, entrambi in fondo dicono che prima o poi però se si fa un esperimento e le cose tornano, poi riconosceremo tutti che quella... È una bella idea allora sembra che abbiamo un denominatore comune io te vittorio tantissimi altri che è quello della pazienza della caparbietà, no perché in fondo ora non è che ci piace picchiare dentro un muro continuamente però quando maturiamo un'idea che in fondo nasce anzi un'intuizione quindi dove mettiamo la conoscenza in campo eh, Beh, eh, cerchiamo, diciamo, di, di perseguirla, e devo dire, almeno io mi ritengo fortunato per aver avuto l'opportunità di poter sviluppare queste cose. No? È vero, è stato difficile anche nel campo, voglio dire, chi se ne importa a volte della microscopia, eppure, tutte le volte che si parla di una ricerca, qualcuno mette un microscopio, no? sì. che sembra quello che ti permette di scoprire. Però aver avuto l'intuizione, diciamo, di permettere di. Di, di continuare in questo campo è quello che ti, ti permette di scoprire, di aprire nuove vie. No? Quando pensi ad una cellula tumorale pensi che stia facendo qualcosa di male, mentre invece realizza dei meccanismi perfetti perdendo solo il controllo di dove va a finire e di quando smetterla. Allora provare a capirlo, cioè provare a studiarlo nel vivente, avere piccoli passaggi. Eh, così come tutte le altre cose delle quali abbiamo parlato, credo che sia una cosa bellissima per noi abitanti di quella che mi piace chiamare proprio stazione futuro. Ma il futuro che abbiamo in mente è un futuro condiviso con tutti gli altri, e che sono anche quelli che ci permettono di farla questa ricerca. Quindi, beh, a me piace anche ringraziare eh, Pierluigi Mingarelli e questa festa di Scienza e Filosofia. Per darci l'opportunità, in fondo, di raccontare delle nostre ricerche in questo modo. Eh, e veramente rin ti ringrazio tantissimo, Barbara, per aver accettato di fare questa chiacchierata. Anche Grazie se a voi. Potremmo <ride> continuarla, certo. e lo stesso Vittorio e, e Pierluigi. Ecco, che vedo che compare, diciamo, sul finale di questa nostra, di questa nostra chiacchierata. Sei col microfono spento. Buonasera. buonasera Alberto, buonasera professoressa Mazzolai, finalmente buonasera. abbiamo l'occasione di ospitarla qui nella nostra festa, è <ride> stato per il 2020 e non è stato possibile. Però prima di, di, di entrare io, c'è una domanda di un signore, lo vedete, se dovete scommettere sul materiale direzionale che si utilizza l'elettronica, sul quale... Eh, Potete rispondere a questo intervento? Eh. Allora, possiamo provare a rispondere in due o tre modi differenti. Eh, ba a Barbara lascio la sua risposta, ma e se fosse dei biomateriali sarebbe interessante lo stesso, però sarebbe molto interessante. Ma credo che Vittorio, diciamo, quando ha parlato del grafene, ci abbia detto quanto siano importanti gli sviluppi nei cosiddetti materiali bidimensionali. No, che non sono solo grafene, sono anche altri, una classe di studi molto importante che ci porta verso dei materiali che ci permettono di essere veramente nel ciclo virtuoso della sostenibilità. Eh, oggetti più leggeri, una migliore efficienza di conversione ed una possibilità diciamo, di, di riciclo anche nell'ambiente. Eh, Sull'elettronica del silicio potremmo dire tantissime cose, è, sta è stato fantastico. Eh, la scoperta del transistor è, stata fa è stato fantastico, l'uso del silicio e ora ci poniamo il problema di come smaltirlo, così come la plastica. Ma questi sono i passaggi diciamo, che viviamo con l'avvento delle tecnologie. E quindi, io mh, personalmente, anche se non è il mio campo diciamo, diretto, scommetterei sui materiali bidimensionali. Non so, Barbara, cosa ne pensa. Sì, non è il mio campo, però sicuramente Vittorio ha spiegato molto bene quali sono le potenzialità, quindi ehm, andare a, a integrare diciamo, questi materiali, poi in realtà eh, lui parlava di, di tecnologie hard che sono queste, ma in realtà potrebbero essere queste tecnologie integrate anche qualcosa che invece è molto più soft, che sono magari dei robot molto più vicini agli esseri viventi come dicevamo prima e che hanno bisogno assolutamente di nuova elettronica elettronica che poi non sia un impatto nell'ambiente perché quello che stiamo pensando è proprio robot per il monitoraggio per l'esplorazione quindi fin da subito dobbiamo pensare a dei materiali che entrino nel ciclo no, de, de, della vita e quindi che siano biodegradabili a minore impatto ambientale cioè io credo che adesso i ricercatori abbiano come obiettivo anche questo se lo devono proprio porre come obiettivo del futuro, e, e quindi te, queste tecnologie sicuramente ci aiuteranno a realizzare un'elettronica un a minore impatto, anche delle batterie, che poi non sono appunto eh, a, loro, a loro volta inquinanti e così via. Quindi eh, è tutta un'integrazione in realtà di tecnologie che cominceranno sempre di più a parlarsi tra di loro perché è inevitabile questo. Non solo le tecnologie, ma tante altre discipline che è fondamentale per risolvere problemi. Così complessi sì. bene, complimenti, grazie. Po posso fare una piccola domanda alla dottoressa Mazzolai, certo? Eh, eh, nella, eh, nello studio negli studi preliminari alla, alla robot pianta avete. Eh, ovviamente, sì, penso ovviamente di sì. Considerato tutto il tema della simbiosi nello sviluppo delle radici? In realtà lo stiamo considerando adesso. Adesso ho proprio un progetto che, che mi parte a maggio e, e che è proprio focalizzato sulla simbiosi eh, radice e fungo come dicevo prima, quindi sui eh, meccanismi che determinano eh, diciamo la, lo sviluppo di queste simbiosi che sono fondamentali perché da lì poi parte cioè le, 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 diciamo la rizosfera, quindi proprio tutto questo mondo intorno alle radici che è fatto di funghi ma è fatto anche di molti altri microrganismi e da quale poi dipende proprio la bontà de, del suolo, come dicevo prima, ma anche tutto ciò che avviene sopra. E mh, quello che mi interessa è utilizzare la robotica anche per eh, implementare questi sistemi di comunicazione, ma anche robot che facilitano l'insorgenza delle simbiosi, rilasciando delle sostanze nel suolo. Quindi il robot che diventa quasi, diciamo. Parte di questo ciclo in cui eh, può aiutare laddove eh, il suolo in realtà è stato eh, molto sfruttato perché purtroppo è quello che avviene, quindi continuamente vengono alterate queste simbiosi e è fondamentale invece anche per, eh, proprio per ridurre la temperatura de del pianeta, come dicevamo prima perché. Soprattutto le simbiosi che si stabiliscono nelle zone temperate più fredde sono quelle che sono più efficienti per fissare la CO2 in aria e a maggior ragione devono essere comprese, protette no? e anche rigenerate. E ecco che la robotica, forse, se siamo bravi a capire bene come funzionano, potrebbe davvero aiutare anche nel, nel capire meglio questi meccanismi fondamentali. Bene, le ho fatte questa domanda perché io sono un micologo. Anche mio padre è un micologo. è iscritto all'Alto sì. nazionale dei micologi e questo tema della simbiosi è un tema molto dibattuto fra noi, eh, che lei sa dipende da condizioni atmosferiche, ma anche dal pH del terreno, da sì. una serie di questioni che sono... e mi piaceva capire se questo discorso delle simbiosi era un ostacolo tale da determinare deviazioni, allargamenti, oppure in realtà costituiscono comunque, come dovrebbe essere nel termine stesso, nel suo significato un incremento della possibilità di vivere, di acquistare sal acqua, sali minerali, sì. eccetera. Quindi esatto. la pianta non le evita, ma le costruisce. No, le costruisce. Ovviamente è una simbiosi dove c'è uno scambio, no? come, come yeah. dice proprio nel, nel, nella regola de, della simbiosi, poi con vari livelli diciamo, di, di, di scambio, però è, poi non tutte sono benefiche, diciamo, alcune, in alcuni casi eh, c'è un vantaggio per l'uno o per l'altro, eh, però è fondamentale perché la pianta sicuramente prende da, dal fungo soprattutto il fosforo e anche l'azoto, ma principalmente il fosforo. E la pianta dà al fungo la sostanza organica, no? quindi è, un, è uno scambio che però va oltre eh, lo scambio con il fungo, cioè il fungo fa anche da mediazione per eh, trasferire comunicazione tra una pianta e un'altra. Questi sono studi più recenti e sembra che eh, si crei proprio un network, una rete di comunicazione mediata dal fungo, per cui la pianta, anche la pianta diciamo scambia materiale con un'altra pianta o informazione, ad esempio l'attacco da parte di parassiti no, che viaggia attraverso questa rete sotterranea anche a chilometri di distanza, tanto che... Eh, ci sono studi proprio per tradurre questa rete naturale in soluzioni di reti artificiali, no? perché è talmente efficiente che ehm, potrebbe veramente generare nuove idee per realizzare dei de network artificiali. Ovviamente è molto difficile studiarle perché ovviamente sono nel suolo. Certo. Quindi tutto ciò che è nel suolo richiede, lo sappiamo bene studiando le radici, richiede de, de, de anche strumentazione apposita, ma, ma è molto complicato e questo rallenta eh, le scoperte, no? perché abbiamo bisogno del suolo per capire come avviene, anche se poi molti esperimenti vengono fatti in laboratorio per semplificare la, la complessità. Però è un argomento bellissimo questo. Quindi qualche vandalo che distrugge parte del micelio... È un eh, vandalo e va definito oltre, come tale. Il micelio fa un danno che, esatto. che diciamo subito non appare grosso alla pianta. Assolutamente, a tutto il bosco, perché poi tutto è connesso. E io eh, le dicevo, mio padre è un micologo e sono cresciuta con questo, diciamo, con questo senso di protezione del bosco, sono cresciuta nel bosco perché mio padre mi ha sempre portato a fare funghi fin da piccola e ci ha sempre diciamo, trasmesso questo senso di, di rispetto no? per ogni creatura e soprattutto ci ha sempre detto che il fungo è fondamentale, quello che vedete soltanto il corpo, diciamo, il frutto ma in realtà eh, c'è un mondo sotto che è fondamentale per la, per la salute della pianta ma di tutto il bosco e quindi si arrabbiava molto quando vedeva appunto <ride> sì, 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 quindi... sì veramente ma no, non c'è molta cultura su questo, devo dire ecco, per questo io le ho, le, ho, le ho fatto questa domanda perché io sono anche il coordinatore dei Micologi Umbri delle associazioni micologiche dell'Umbria e stiamo facendo un'attività di aggiornamento sia dei raccoglitori dei funghi sia dei micologi, appunto iscritti all'albo. E qualora queste conoscenze dovessero andare celermente in avanti, potremmo anche vedere di mettervi a disposizione la nostra rete per diffonderle, per farle eh, stare in mezzo alle persone in modo che diventino cultura comune perché. Se no, non possiamo. Sarebbe da... bellissimo davvero assolutamente. Lei una Questa piccola è... lezione non ce la può fare adesso, verso la fine di maggio, perché noi siamo. perché <ride> <ride> ci, ci, ci troviamo. È una stazione noi, futuro attuale. Ah, eh, noi partiamo come i di Umbri, ma le nostre trasmissioni di sera sono viste da Belluno fino a Catania, eh, Sardegna, cioè. C'è un successo trepidoso questa iniziativa per cui se lei avesse uno scampolino di tempo, molto volentieri bruciare, no, 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 ma mi fa... di questa situazione <ride> mi no, mi immagino il tempo di Barbara. <ride> no, <ride> no, come... ma mi fa piacere, davvero? Tanto ci se organizziamo reale, non se faccio questa sì. richiesta, però sì, ma è fantastico. No, Pierluigi è, sì. è fantastico adesso. A parte è la richiesta, ma eh, è la domanda. E, e la risposta di Barbara è il fatto che veramente abbiamo realizzato una piccola stazione futuro. È una stazione è. futuro veramente, cioè, questa è la nostra proiezione che, di futuro immediato, ma anche insomma. Eh, però, quindi sono veramente felicissimo di tenere. <ride> Mi è piaciuto, Molto. è veramente bello. A, a entrambi, com complimenti al vostro collega che ha parlato. È Vittorio, anche perché Vittorio, con faccenda del B-Dimensional, che è la sua start-up, di nuovo rientra nell'idea eh, sì. della, della eh, stazione del futuro. Grazie. Grazie Se a voi. Ci risentiamo, io ci provo a chiamarla, la professoressa Mazzolani. Va benissimo. Eh, con, diciamo, l'intermediazione. No. Di, no. di Speri di Speriamo albergo. di vederci a Foligno, magari il prossimo anno. Magari. <ride> okay. Okay. Barbara, Barbara, Barbara. magari Barbara. Facciamo una lezione dal vivo con tutti i micologi italiani. Va bene. Grazie. Grazie. grazie, a tutti, grazie, grazie, grazie. grazie, a Barbara, grazie, grazie Vittorio, a Pierluigi e, le, e tutta, è la regia che è stata. Scrivi, mi sono supporta. permesso di scrivere al rettore dell'Università di Genova per ringraziarlo. Della, 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 Del maturgia. Patrocinio grazie di nuovo. Grazie, grazie a, a tutti. tutti. Ciao.